perché sono posti di lavoro, perché Certo. dentro Sky c'è sta l'impiegato a 1.400 euro al mese che risponde al telefono del call center, perché nelle squadre di calcio ci stanno gli impiegati della Roma e della Lazio che fanno gli amministrativi della società, perché ci sono tante società di serie B, di serie C e di dilettanti che hanno dipendenti anche semplicemente, come si dice, a collaborazione diretta, che vivono, campano, fanno mangiare famiglie sul sistema calcio, che è una delle prime 5 aziende nazionali. Do un altro elemento, sempre proprio per parlare di economia spicciola. Ci stanno calciatori di serie C che guadagnano 30.000 euro l'anno, che quindi, insomma, se vi fate il conto, vedete quanto è al mese, è uno stipendio normale. Un sistema che crolla, si porta appresso posti di lavoro, famiglie, mutui, bollette. Io dico che se è possibile in sicurezza, senza fare ovviamente cose clamorosamente negative e pericolose, secondo me questa cosa è bene che riparta. Poi i numeri ovviamente, come dire, ne abbiamo letti di diversi, anche estremamente puntuali. Io l'ultima puntata che ci siamo sentiti citavo questa ricerca di KPMG che faceva un conto stimato a circa un mese fa di quanto perdevano le singole società, ma io penso che basta vedere quello che è uscito fuori, ad esempio sul bilancio della Roma Calcio, 278,2 milioni di rosso, di rosso finanziario ovviamente, attenzione perché stiamo parlando di rosso di indebitamento, quindi è come se una famiglia dicesse c'ha 100.000 euro di debito perché c'è ancora il mutuo da pagare, però è evidente che se non c'hai l'incasso dello stipendio, quindi delle partite, dei diritti televisivi, degli incassi dello stadio, comunque quel mutuo non lo paghi. E la situazione va in questa direzione. I rischi sono concretissimi di veder fallire tante società, di veder fallire soprattutto a livello intermedio del calcio. Io cito un'altra cosa pubblica, questa invece l'ho raccolta quasi in prima persona. Presidente del Perugia Calcio, che è una società di serie B comunque importante, dice: se il governo non ci aiuta io non vado avanti. E questo qui c'ha dietro un'azienda che si chiama Franchi Garage, che non è piccola, che ha un suo numero di dipendenti, ha negozi e quindi, come dire, non è il Bugliaccaro che riesce a fare l'iscrizione con la fideiussione bulgara. Quindi la situazione è complicata, è delicata. E io mi auguro, insomma, che un minimo si riesca a sanare, anche se secondo me è ancora estremamente complicato, perché io al fatto che la Serie C riparte non ci credo nemmeno se lo vedo. La Serie B farà grande fatica a ripartire. Mi aspetto che alla fine possa venire fuori qualcosa di strano, tipo playoff, robe di questo genere, che a livello sportivo sono un abominio, A livello calcistico però sono un salverebbe. abominio. A me non piace una cosa di questo genere. Il calcio è proprio un'altra cosa, dai, playoff. No, no, non ci sono dubbi, ma sai, poi dove se li sono inventati e dove hanno provato a fare. Guarda, già nelle serie minori a me ne fanno ride, lo dico francamente. Cioè, quando io vedo i playoff nelle serie minori, ma anche semplicemente il fatto che a poche partite dalla fine cominciano a succedere risultati strani, già quello è indicativo del fatto che non è una cosa sana. Cioè, i playoff possono funzionare in sport come il basket, dove, come dire, un periodo di forma ti può rimettere in discussione tutta la stagione. Poi sono altamente spettacolari. Cioè, io, lo sai, sono un amante, scrivo di basket su Basket Magazine, è una passione quasi quanto il calcio. Ed è però un'altra cosa, è un'altra cosa, anche semplicemente per il fatto che devi mettere in forma 5 persone e non 11. Sì, è vero, 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 completamente un'altra cosa. Giuseppe, secondo te a questo punto che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, in Italia e in Spagna non c'è ancora una data esatta su come... No, però si vocifera proprio per quanto riguarda la Spagna, si vocifera sempre di più il 12 giugno e si aprirebbe con il derby di Siviglia,
alle ore 21. Questo secondo te è stata proprio una notizia lanciata da Cadena Ser, se non ricordo male, proprio questo pomeriggio. Senti, ma secondo te che cosa stanno aspettando di valutare? E se ci sono dei problemi, se il virus va avanti, arretra, poi in Spagna c'è questa situazione un po' più decentralizzata dell'Italia in cui sono le province che vanno avanti, no? Famosa questa storia. Sì, poi ci sono alcune zone che sono ancora in fase zero, esatto. Cioè l'equivalente della fase 1 in Italia, esatto. E segnatamente Barcellona e Madrid. Certo, cioè certo. Proprio le due aree principali e maggiori sono ancora in fase 0, dovranno entrare in fase 1 nei prossimi giorni, quindi c'è anche una situazione particolare. C'è anche il fatto che i giocatori hanno iniziato proprio da poco ad allenarsi individualmente, quindi non è che non si può non aspettare i giocatori, devono anche iniziare a prendere un po' di confidenza nel gruppo, le squadre devono rifare una sorta di mini preparazione, certo. E mini precampionato. È inutile iniziare domani con i giocatori che non potrebbero correre per 40 minuti. Quindi ci sono anche tempi tecnici, proprio dal punto di vista fisico e della preparazione, che devono essere rispettati. Chiaramente non si può andare troppo in là, perché si finirebbe oltre una data che sarebbe insostenibile, perché finire troppo tardi significa pregiudicare anche la prossima stagione, perché finisci tardi, devi necessariamente fare un po' di vacanze, devi rifare la preparazione per il campionato successivo, e va a finire che si inizia a dicembre, quindi vedete bene che sarebbe poi una concatenazione di situazioni assurde. O si sacrifica una stagione, altrimenti è un domino ed ogni stagione inizia in ritardo. Quindi chiaramente si deve dare e fissare una data che non sia né troppo in là, ma che non sia neanche troppo vicina ad oggi, perché le squadre non sarebbero in grado di giocare proprio. Senti Giovanni, ma fai capire ai nostri ascoltatori perché i media stanno parlando più di mercato che di resto, al di là che possono parlare solo di quello, perché di altro non possono parlare, però molti si chiedono: ma se i tempi che ha detto Giuseppe sono quelli che c'ha in mente la UEFA, perché le operazioni di mercato si fanno come se la stagione finisse il 30 di giugno? Ma sai, il tema vero è che probabilmente ci sarà un mercato iperconcentrato dal 1 settembre al 1 ottobre. Cioè, noi dobbiamo immaginare che quello che una volta era il 1 luglio, quindi il cut-off, la fine della stagione, diventa il 1 settembre. Una volta il mercato è vero che rimane aperto tutto luglio e tutto agosto, di norma chiude il 31 agosto, quest'anno ovviamente sarà concentrato, se va come hanno immaginato, quindi con scadenza della stagione al 20 agosto, fine ufficiale della stagione del 31 agosto, inizio del 2020-2021 dal 1 settembre, faranno mercato 1 settembre, 1 ottobre, e verosimilmente il campionato inizierà le prime settimane di ottobre. Quindi di fatto le operazioni che tu riesci a mettere in moto adesso intanto ti aiutano sul bilancio, perché comunque civilisticamente il bilancio comunque chiude il 30 giugno, quindi fare operazioni adesso ti permette di come dire, sistemare o meno i conti laddove possibile, e al tempo stesso ti permette di programmare di fatto la stagione successiva, che praticamente ti inizia subito dopo che è finita l'altra. Sì, questo e questo accadrà. Questo è l'intendimento, che poi questo accadrà è da vedere, cioè nel senso che è evidente che, diciamo, il fatto di continuare a spostare in là il momento in cui si riparte, poi vabbè, tanto non è che si creeranno problemi, nel senso che poi comunque
alla fine se devono giocare 4 partite a settimana le giocano. In Spagna l'avete letto, no? Gira voce sì. Che si gioca tutti i giorni sostanzialmente. Il problema vero, e questo perdonami, ci do ancora la mia testata, ma è una roba bene. Che stamattina ce l'avevamo e l'abbiamo messa. Il protocollo. Allora, il protocollo che verrà consegnato, che già alcune società hanno visto e che il 28 dovrebbe vedere il Presidente del Consiglio Conte, prevede un fatto che è sostanziale, e cioè che le partite si giocano alle 15. Tu gioca l'8 agosto alle 15. Ma perché questa cosa delle 15 mi incuriosisce molto? Cioè, guarda, che tema c'è? Che cambia? Il virus non è che si ferma a mezzanotte o alle 15. Sono tipiche cose italiane. Se la posso definire in italiano, sì. Ti dico che è un meccanismo di controllo. Se te la devo dire alla Quadraro Dosonnato, ti dico che è una fregnaccia che si è saltato da quale ginocchio è stata pisciata, perché cioè, è assurdo che tu immagini di giocare in estate alle 3 del pomeriggio. Però sai, lì c'è tutto il meccanismo, anzitutto, che ne so, faccio un esempio, lo stadio viene diviso in 3 parti, quindi c'è la parte legata ai giornalisti, la parte federale, la parte dei giocatori. I giocatori non possono entrare nel tunnel insieme, non ci saranno le mascotte, non ci saranno le conferenze stampa, ma verranno fatte solo a livello televisivo come la Formula 1. Non ci sarà più la mixed zone, dove c'è solo una serie di... Guarda, io non te li cito tutti perché è pure noioso, però insomma, ecco, noi questo protocollo l'abbiamo pubblicato, che poi insomma se qualcuno gli vuole dare una spizzata lo trova, però è, come dire, è complicato da gestire. E in più resta sempre il nodo fondamentale che è tutto sostanzialmente sulla capoccia dei medici sociali, che ancora oggi continuano a dire: ma noi perché ci dobbiamo prendere questa responsabilità? Ma io però scusate, Giuseppe, aiutami pure tu su sta cosa, ma allora i tedeschi sono matti? Cioè io immagino come voi ci siamo, io anche se lavoravo, insomma, lavorando, ho sempre lavorato questa pandemia, però mi sono visto poi anche in registrato, perché tanto Sky Sport quello può mandare sempre registrato queste partite della Bundesliga, ma non mi sembra che poi tutti questi problemi che si stanno creando in Italia mi sembrano di averli visti, forse dentro c'è una differenza. Qual è? Aiutatemi, ragazzi. Ti interrompo perché mi è capitato di fare una trasmissione con gli amici di Tele Galileo, che è la televisione di Terni, con il medico sociale della Ternana. E mi ha detto una cosa che io francamente, come dire, non avevo percepito, e quindi, come dire, cito chi l'ha detto. E la Costituzione italiana prevede che la salute è un bene pubblico e quindi tutelata dallo Stato. Nelle costituzioni anglosassoni non è così. No, certo. E quindi il fatto che la salute dipende da te e non dallo Stato, cioè sei tu che devi provvedere alla tua salute, sei tu soggetto privato che privatamente decidi se te vuoi ammalare o non te vuoi ammalare. Per la Costituzione italiana è diverso, perché lo Stato tutela la salute pubblica, quindi è lo Stato che tutela te. Chiaro? Chiaro. Certo, in Italia è un diritto costituzionale il diritto alla salute, cosa che per esempio negli Stati Uniti non c'è. Negli Stati Uniti si arriva al paradosso che è un diritto costituzionalmente garantito il portare e il possedere le armi, però non è garantito la salute. Certo. Secondo me, sono... Esatto. Sono culture diverse che nascono da origini e hanno delle loro spiegazioni, però chiaramente è un'assurdità. Assolutamente, assolutamente. E quindi questo comporta che si stanno cercando ovviamente più protocolli e che, giustamente come dice Giovanni, poi ci deve essere un responsabile, e tutto sulla testa dei medici sportivi. Ho capito bene?
riassumendo? Confermo.